La scia dell'uragano Leslie, proveniente dall'Atlantico, si è abbattuta sul Portogallo. Venti e piogge violente hanno lasciato più di 15.000 case senza elettricità. Le raffiche hanno raggiunto una velocità superiore a 170 km orari. Oltre 30 voli sono stati cancellati da Lisbona a Porto e diverse strade sono state interrotte. L'area di Figueira da Foz è quella più colpita. È stato travolto tutto qui a causa dei forti venti e non so come sia successo. Quello che so è che il vento ha rotto questa finestra e tutti i vetri sono andati in frantumi. Ho detto al mio team e ai clienti di proteggersi nei bagni e nella cucina, in quelle stanze protette da muri per evitare il peggio. Leslie ha raggiunto la Spagna. Nelle prime ore di domenica i venti hanno raggiunto una forza di oltre 100 km orari nelle province di Cáceres e Zamora. Spagna che questa settimana è già stata messa a dura prova dal maltempo che ha fatto 12 morti a Maiorca per le inondazioni.